il tecnico del Lanciano, eccolo qui. Allora, mister, intanto complimenti perché avete messo in difficoltà la capolista, soprattutto con un primo tempo gagliardo, poi nella ripresa un po' di nervosismo, sono arrivate un paio di espulsioni. Ecco, a proposito, come ha visto questi episodi, quelli del calcio di rigore e quelle delle espulsioni per il Lanciano? Intanto complimenti per la partita. Grazie. No, la gestione degli episodi sia da parte dell'arbitro che sull'andamento della partita è stata determinante. Rimprovero la gestione dei cartellini perché dopo 10 minuti il fallo su Di Benedetto era da giallo e la ripartenza su Aaron era da giallo. Invece il primo giallo l'abbiamo preso noi su un fallo a 3/4 con difesa schierata. E poi sui 2 rigori, per l'amore di Dio, cioè non ne parliamo. La partita purtroppo si è sbloccata con un episodio, quando invece le 2 occasioni più belle, più importanti, le avevamo avute noi a cavallo dei 2 tempi, a fine primo tempo e inizio secondo tempo. Il primo con Aaron a fine primo tempo, il secondo con Marfisi inizio secondo. Poi l'episodio che ha sbloccato la partita è stato un brutto infortunio, pazienza. Ecco, quanto comunque è soddisfatto delle prestazioni che stanno continuando a fare la sua squadra? Forse l'unica pecca per voi è il fatto che non avete ancora fatto quel punto che vi può anche sbloccare un po', anche psicologicamente forse. Ma al di là del punto, il problema grosso è averli tutti e averli in condizione. Oggi per la prima volta siamo tornati ad essere 20 indistinta, quindi il nostro problema in questo momento è la condizione fisica, perché comunque anche oggi avete visto che Longo esce per i crampi, che devo comunque togliere Di Benedetto dal campo perché lo devo preservare per la partita di mercoledì, perché non ha una condizione fisica per sopportare 2 partite in 3 giorni, e lo stesso discorso di Marfisi che rientrava oggi. Quindi in questo momento il nostro vero gap è nella condizione fisica, non nell'aspetto caratteriale o tecnico, perché la squadra, l'ho sempre detto e lo dirò sempre, è di valore, è una squadra con dei valori tecnici importanti.